Al Monsignor Sanguinetti di quarto si affrontano Priaruggia, Gimore, Dinamo, Santiago, Bianco Rosso in lotta per un posto ai playoff. Ospiti invece che guidano il girone a più sette sul Borgo Incrociati. Dirige l'incontro il signor Ingenito della sezione di Genova. Dopo 5 minuti passa subito il Pria in decisione del portiere ospite. che è bravo a rimettere in mezzo e Bomberombrina è il più lesto di tutti a ribattere in rete da due passi sbloccando subito la gara. Passano altri 5 minuti di gioco, e il numero 9 locale aggiunge una rete al tabellino, verticalizzazione con i tempi giusti di Lambiase per Ombrina che con il mancino anticipa Ricci in uscita e porta al Prias sul momentaneo 2-0. Neanche il tempo di esultare e arriva il primo di una lunga serie di episodi, intervento di Carvelli su Macciori d'osso dell'area di rigore per il direttore di gara. L'intervento è sulla linea dal dischetto, si presenta Bosio che spiazza Imperato e accorcia per la Dinamo. Primo tempo ricco di emozioni, punizione di Luongo sul batti e ribatti in aria, alla meglio Tagliavacche che da pochi metri sigla la rete del 3-1. Al minuto 45 arriva l'episodio che cambia la partita, entrata da dietro di zero per il fischietto di Genova, non ci sono dubbi, espulsione e Pria che dovrà giocare in 10 per i rimanenti 45 minuti. Uomo in meno che inizialmente non si fa sentire per i ragazzi di Mangini, sgroppata del solito ombrina sulla destra che a tu per tu Corricci non ha problemi ad insaccare la sfera sul primo palo. L'MVP di giornata manda al Pria. a tre lunghezze di distanza, ma al minuto 24 il numero 9 ospite viene toccato da Imperato, secondo rigore di giornata per la Dinoma, ma questa volta il risultato è diametralmente opposto dagli 11 metri. Si ripresenta Bosio, ma Imperato intuisce bloccando addirittura la sfera e tenendo il risultato fermo sul 4. 4 a 1. risultato che però fermo oggi non ha intenzione di stare due minuti dopo discesa sulla sinistra di Seriani e ne è entrato Giugioloni trova il guizzo sul primo palo accorciando le distanze al minuto 85 si muove ancora la rete di imperato confusione in area sul traversione di Bosio sfortunato intervento di Croce che di testa deposita nella propria porta pria che rimane in 9 per il doppio giallabarone al minuto 91 su un calcio d'angolo inesistente decretato dal direttore di gara trova al pari la Dinamo. Con il colpo di testa di Asserane, giudicato in posizione regolare. Anche qui molti dubbi sulla decisione arbitrale. Finisce 4-4 tra le polemiche uno spettacolare. Pierugia, Gimora, Dinamo Santiago.